27 circoli romani, a nostro parere, hanno il potere come unica finalità o attività proeminente del circolo tale da oscurare la sua utilità pubblica. Incroceremo i dati del rapporto di Barca con i nostri, con le analisi che abbiamo fatto noi sul tesseramento, sugli iscritti veri e gli iscritti falsi, e poi nei prossimi giorni trarremo le debite conseguenze. Questo significa che i circoli pericolosi e cattivi verranno chiusi o commissariati. Ma basta chiudere 27 circoli per dare un nuovo volto al PD romano? Quando emergono dati come questi, intanto bisogna recidere i rami secchi. È chiaro che se si ricostruisce il Partito di Roma si costruisce anche un modello su cui riformare il Partito Democratico a livello nazionale. Che termini ci saranno per commissariare o chiudere i circoli definiti dannosi del bar? Nel giro di qualche giorno, ma meno di una settimana, inizieremo a prendere i provvedimenti. O chiusi o commissariati, magari saranno di più, magari a Barca ne è sfuggito qualcuno che invece a me risulta cattivo perché ho trovato tesseramenti falsati. Questo tipo di operazione come si lega alla vicenda Campidoglio Marino, che comunque ancora oggi è un nuovo caso, diciamo, finanziario contabile? Se ci sono state debolezze nell'azione della giunta Marino, sono in parte dovute al fatto che non aveva alle spalle un partito all'altezza. Il Partito Democratico di Roma è stato commissariato anche per questo, perché nei primi anni della giunta almeno una parte di quel partito ha fatto la guerra al sindaco invece di aiutare il sindaco, e soprattutto non ha messo a disposizione idee, sostegno, progetti per quell'amministrazione. È chiaro che un Partito Democratico rigenerato e risanato rende più forte l'amministrazione.